Ciao, io sono Samuele e benvenuto in Pompe di Calore su Misura. In questo video andiamo a vedere come scaricare i diversi modelli di pompe di calore. Ci sono tre possibilità per caricare nuove pompe di calore. La prima possibilità, la più semplice, è avere un file modello che è possibile importare direttamente, magari salvato in locale. Come in questo caso. Si carica il modello e infatti lo vediamo già operativo qui. Per vedere le caratteristiche di questa pompa di calore ci sono due funzioni molto utili. La prima funzione è il curve pompe di calore. Un colpo d'occhio e si vedono già le rese della pompa di calore. Possiamo modificare semplicemente cliccando sul cursore la temperatura sorgente, ad esempio. In questo caso si tratta di una pompa di calore aria-acqua, quindi temperatura sorgente riferita all'aria, e la temperatura di mandata. In questo caso otteniamo istantaneamente il COP, la potenza assorbita e la potenza resa. Un altro grande strumento è la funzione caratteristiche pompa di calore. In questo caso si apre questa schermata dove è possibile vedere la tipologia della macchina con il compressore, l'alimentazione, il refrigerante, i limiti di lavoro, limite inferiore e superiore di lavoro, i dati della sorgente, ovvero in questo caso dell'aria, quindi col suo delta T e la portata, i dati dell'impianto e curve di riferimento, una descrizione utile in fase di capitolato e tutte le caratteristiche della macchina, ovvero capire se la pompa di calore indicata produce acqua calda sanitaria, la temperatura massima di lavoro di questa pompa di calore, semplicemente modificabile con il cursore qui sotto, capire se fa anche riscaldamento, se è una macchina reversibile, quindi anche per raffrescamento, se lavora con raffrescamento passivo, se l'installazione dell'unità è interna oppure se l'unità è esterna oppure se si tratta di una versione splittata, la classe energetica della pompa di calore A, A++, AAA, se la macchina è modulante, quindi ha una regolazione di frequenza, se è smart grid ready e se è photovoltaic ready, ovvero se ha il contatto del fotovoltaico per un set point diverso. È possibile poi caricare nuovi modelli di pompe di calore dalla libreria online disponibile, dove tutti gli utenti possono caricare i loro modelli e renderli disponibili alla community. Ecco che allora potete trovare altri modelli di pompa di calore e con il tasto scarica modello viene salvato nel vostro software. In questo caso vediamo già due pompe di calore presenti nel nostro software. Anche qui possiamo andare a vedere da subito come rende la macchina. Eccoci qua, ad esempio con temperatura dell'aria 2 gradi mandata a 40 abbiamo un COP di 4,5. Hai la possibilità di caricare nuove pompe di calore da un file CSV cliccando su questa icona. È possibile importare infatti un file CSV con i valori di potenza assorbita o con i valori di COP. Questo dipende dal costruttore cosa ti mette a disposizione. Il file CSV deve avere certe caratteristiche descritte qui in questa tabella e puoi crearti anche un file di esempio CSV in modo che sei sicuro di realizzarlo nella maniera corretta per poterlo poi importare. Se non hai a disposizione già un modello dalla libreria online oppure dal tuo database personale oppure da un file CSV, puoi crearti un nuovo modello andando in progettazione modello importandoti le curve in PDF. E questo lo vedremo nel prossimo tutorial.